Buonasera cari amici e cari amiche, come state? Spero tutto bene. Ciao Pietro, buonasera. Scusate il ritardo, ma... Ciao Marco. Ciao Raccoon. Ho dovuto combattere un po' col chatbot che non funzionava stasera, non so che cavolo c'aveva. E continua a non funzionare, alcune cose forse che stasera non funzioneranno, non so, non si connette. Comunque, bentornati. Avete passato un buon inizio settimana? Spero di sì. Stasera cerchiamo allora di andare subito nel gioco senza parlare di 3 ore di altre cose, così cerchiamo di quagliare un po', anche perché non mi ricordo assolutamente niente, come al solito, ovviamente. No, ricordo che stavamo cercando questa fantomatica cantina, cioè lo scantinato stavamo cercando, giusto? Marco ti ha battuto, beh, ma puoi sempre... far sentire il tuo suono anche dopo, tranquillo. Diciamo ci sono stati alti e bassi. I bassi li sto slappando. Giusto. Ah sì, ho letto il tuo messaggio sul tuo server. Come sta andando? Eccolo. aspettavo questo, altrimenti non si sarebbe andato avanti, assolutamente. Quindi ora si può andare, tranquillamente. Quindi bentornati e vai con la sigla. Eccoci. Col piano come va? Va bene. Bene, bene. Sto ancora strimpellando e facendo delle canzoncine, perché praticamente il corso è strutturato in modo intelligentemente, secondo me. Non ti butta subito dentro alle cose complesse come le armonie e tutte quelle cose lì. Ma inizialmente ti fa prendere confidenza con le cose base del movimento e del giostrarsi un po' tra i tasti del pianoforte e poi credo che ti darà la botta. Quindi ancora non sono arrivato al punto in cui dovrò spremermi un po' di più le meningi, diciamo. Quindi per il momento va benissimo. Allora, aspetta, perché devo capire che cosa devo fare. Stasera sono riuscito ad avere un suono che si avvicina allo slap. Cioè, nel senso che l'hai fatto tu? Cioè, sei riuscito a fare uno slap sul basso? Oppure hai... Ah, ok. No, perché sei riuscito ad avere un suono. Pensavo che lo avevi tipo... Cioè, avevi trovato un altro modo per fare un suono simile allo slap. Avevi fatto tipo un... un trucchetto. Sta andando bene, dai, grande. Ho iniziato la palestra. Hai iniziato palestra? Devo dire che il primo giorno è andato malissimo. Ma è normalissimo, tranquillo. Normalissimo. Il primo giorno di palestra ti senti distrutto. Fisicamente proprio. Qualcosa ha cercato di afferrarmi, ma le porte automatiche mi hanno salvato. Ah sì, giusto, dovrei ringraziare la mia buona stella o il mio angelo custode. Ora devo trovare un'altra uscita. Forse però c'è qualche pezzo di equipaggiamento che posso usare. Ok, certo. Andiamo a vedere. Il suono fino a lunedì era uno schifo. Oddio, non vedo più niente. Era uno schifo? Addirittura uno schifo? Ma sei troppo severo con te stesso oppure... Oppure sei troppo severo con te stesso? Ah, non si vede un cazzo. Ok, devo salire qui. Attenzione. Fascicolo aggiornato. Seguendo la galleria sono arrivato sotto l'edificio. Devo attraversare questo labirinto e risalire ai piani superiori. Forse qui troverò qualcuno in grado di aiutarmi. Ah, siamo riusciti dalla 007? Questa è chiusa. Ma poi vi ricordate che cosa... Che cosa cacchio stavamo facendo l'altra volta? Porco... Dovresti andarci anche tu. Ma mi fa schifo pensare a tutte quelle persone che sudano. No, infatti, guarda, devo dire che la palestra non mi attira per niente, proprio come luogo. Non mi attira proprio per niente. Preferisco farmi una mini palestrina in casa o comprare qualche... Non so, qualche manubrio, qualcosa di...
Ma questa è la realtà o sono in un somnium? Non ricordo, non tanto per quello ho avuto un piccolo attacco di... Ah! Hai avuto un attacco di panico? Mannaggia, mi dispiace. Ah, quindi non ti sei più ripreso? E quindi non l'hai più fatta la palestra? Mannaggia. Un abbraccio. Potresti essere troppo severo con te stesso. Effettivamente, però, rispetto a oggi faceva schifo. Vabbè, se tu lo valuti così, in modo obiettivo. No, scusatemi, ma noi non siamo nella realtà adesso, però. Cioè, va bene che mi dimentico le cose, ma io mi sono proprio dimenticato proprio tutto. No, dai, sono in un somnium. Sono Maria. Ok, io sono un agente di polizia. Nome bizzarro, certo. Teoricamente è la realtà, infatti, cioè, non mi sembra che stessimo facendo un somnium, uno psinch, un quello che abbastanza, sì, devo dire abbastanza. Devo superare i rumori rumorosi, poi vado dritto e salgo le scale. Ok. Il figlio della luce. Ok. Secondo me sono tipo svenuto. Ma non mi sembra proprio che sia lo stesso posto, francamente. Boh, io non me lo ricordavo proprio per niente così. Ma non è che ci hanno rinchiuso da qualche parte? Esatto, me lo ricordo questa cosa della morta. Poi siamo scesi, c'era questa sorta di... No, no, mattatoio, di boh, camera delle autopsie? Con un coso, c'era un tavolone, noi abbiamo usato la catena e siamo scesi qui. Ma... Cioè, adesso sembra tutto molto... Kirion is problem, not solution. Mi sembra tutto molto, molto onirico, appunto. Aspetta, da qua, so no, da qua sono arrivato. Aspetta. L'ho comunque fatta, in realtà erano esercizi di gruppo, faticosi e tutto, ma c'erano troppi stimoli tutti in una volta. Vabbè, allora può capitare. Di solito va a finire che perdo il controllo delle mie emozioni. Quindi ho chiesto di spostarmi in sala pesi così posso stare più tranquillo. Per conto tuo e con la musica, va perfetto. No, l'importante è che poi, insomma, sei stato bene, hai superato la cosa e hai potuto lavorare, ecco. Devo superare i rumori rumorosi e salire le scale. Ok, questa porta... Non l'avevo provata ad aprire, vediamo che c'è qui. Nulla. Sto veramente troppo flashando, eh. Tinton. Ho qualcosa sul fornello. Profumo delizioso e illegale. Butta quella merda, buttala! Ovviamente ora non ci risponderà più. Ok, qui è chiuso. Exit. Qui non posso entrare, qui non posso entrare. E tra l'altro è anche un po' labirintico sto posto, quindi non ci so qui da dove siamo arrivati. Ok. Salgo. Vediamo se posso aprire questo. No. No.
No. No. Forse devo andare di là, aspetta. Qui è dove abbiamo parlato con la tizia, giusto? Perfetto. Grazie Pietro, gentilissimo. Fascicolo aggiornato, così, già. Quindi era di qua, era tutto qui. Seguendo la galleria sono arrivato sotto l'edificio. Devo attraversare questo labirinto e risalire ai piani superiori. Ma me l'avevi già scritta sta cosa? Trova la fonte di... Nel seminterrato c'è qualcosa che fa un sacco di... Ma ah, quindi è questo il seminterrato famoso? Ok. Ok, dai, almeno una cosa l'abbiamo fatta. Siamo arrivati a sto cacchio di seminterrato. Siete contenti? Sì, ne avevo veramente tanto bisogno, grazie. Comunque questo seminterrato è veramente creepy. Tra l'altro, oggi ho scelto te a Sanremo. In che senso hai scelto me? Sì, anch'io, Pietro, non c'è modo, purtroppo. Cioè, hai votato per me? Grazie. Credo rimarrei deluso, ma grazie. Ah, ok. Attenzione, cerchiamo di violarlo? No, niente, non si può violare. E vabbè. Grazie di aver scelto la Darsh TV Oh, aspetta, qui ci sono le scale famose. Molto molto apprezzato. Darsh è l'ospite segreto di Sanremo. Dai, mi hai fatto scoprire. Va bene, dai, ora posso dirlo. Tra un'oretta mi collego direttamente col tizio che fa Sanremo, che non so chi sia. Amadeus? Fiorello? Non lo so. E gli insegno a fare un po' di televisione. Ok? Oh, non ve lo volevo dire, era una sorpresa, però... Ok. Vabbè, io mi sto perdendo. Posso dire che questa cosa, che questo gioco è così labirintico, un po' non è che mi piaccia tantissimo? Cioè, un po' sì, ma un po' no. Rumori? No, rumori di musica. Un altro tastierino. Che palle. 4. 0, 0. Vabbè, questo è facile. Basta che li scelgo tutti. A posto. Amadeus, ok. Ecco perché sto facendo pratica col piano. Bravo, vedo che hai capito. Voglio entrare nell'orchestra di Sanremo. Ma, guarda dove siamo! Guarda, guarda, pubblico, guarda! No. Ho sbagliato. In realtà non... No. È che veramente è identica a quell'altra porta. Cioè, Sanremo, ho passato tutto il giorno a sorbirmi persone che parlavano di Sanremo. Eh no, ma certo. È impossibile non sentirlo anche solo nominare per mezza volta. Si esibisce con Rachmaninov. Rachmaninov. Che immagino sia... Aspetta, però questa è la scala, quella che dico io. Dai, identica. No, sono tutti asset riutilizzati. Perfetto. No, sono tutti asset riutilizzati. Io non ci sto capendo niente, ragazzi. È un po' frustrante, sta cosa. Devo dire. Cioè non... Aspetta, ma dove sto?
Ma sembra davvero quella parte lì che dico io, però, eh? Cioè, il passaggio quello sotterraneo, intendo. Solo che qui non mi ci raccapezzolo. Vabbè, non lo so. Andiamo avanti, a questo punto. Sanremo è sempre una fonte di trash. Sì, è parecchio, parecchio. Quello, su quello non ci piove proprio. Guarda dove siamo! Ma vedi che cioè, ma vedi, signor pubblico di Twitch. Vedi che c'è qualcosa che non va? Sono asset riutilizzati. Sì, però no, a questo punto, cioè, in realtà, cioè sì, sono riutilizzati, ma effettivamente stavamo in un altro posto. Il tuo benessere. Che succede? Sì, vorrei capire che succede, grazie. È uguale, vero? No, comunque sono palesemente. Cioè, sto palesemente o sognando o mi è successo qualcosa perché non si capisce un cazzo. Non farmi prendere la membrana incantata. Profumo di giunchiglie su un cadavere. Le fate brutte non trasformano i sogni in realtà. Il pavimento è un drago sopra di te. Non lo so io. Più insensato di così. Mi piacciono le giunchiglie, tiè. Ho il diritto di rimanere in silenzio, io. La seconda che hai detto. Cazzo, sì. Ma cosa diavolo di diavolo sta succedendo? Scelgo Vafak Frgaf perché mi sembra proprio la risposta giusta. Cioè, stai proprio andando in trip, caro, eh? Ma non è che tutti questi psync poi finiscono per intaccare la mia psiche, e questo mi sembra anche abbastanza ovvio, ma a un livello proprio molto più profondo, nel senso che tutti questi ricordi, vedi, guarda dove siamo. Sì, tutti questi ricordi, guarda, vedi che è successo qualcosa di assurdo. Tutti questi ricordi, queste, non so, esperienze di vita delle persone che psinchiamo, forse ci si fondono dentro e ogni tanto riemergono in questi flash assurdi in cui non si capisce se stai sognando o no, e si mischiano alla realtà. Cioè, ma tu davvero hai scritto Vafak Frgaf? Ma sei un grande, Pietro, ma veramente, cioè. Un applauso a te proprio. Bellissimo. Se lo trovo, te lo faccio. L'ho trovato. Ok. Proprietario di quel centro tatuaggi. È ovviamente coinvolto, certo, perché da questa mezz'ora di live era chiarissima questa cosa. Proprio chiarissima. Mentre poi qui abbiamo. Prova lo scompartimento segreto. Chiunque viva al 108 deve esserci invischiato, deve essere invischiato in qualche affare losco. Il messaggio parlava di ragazze trattenute e se ne interrate. Ho capito. Deposito assegnato al proprietario dell'appartamento. Il registro degli inquilini. 108. Il registro degli inquilini. E io vado a vedere il registro degli inquilini. Tanto stavo qui. Registro degli inquilini. Registro degli inquilini. Primo piano. 108. Hetman Alexander. Seminterrato.
Vediamo. Seminterrato, seminterrato. Ekman Alessandre. Ah, no, no, interno 108. Questo. 108, questo qua è. Il 33. L'anni di Cristo, ricordiamoci l'anni di Cristo, eh? 108, 30, probabilmente se l'è ricordato, se l'è segnato anche lui nel suo computerino. Perlustra il compartimento 018, come 018? Ho letto che era il 33, ma che stai dicendo? Perché 018? Ah, pure. Oh, cazzo, eccolo. Cioè, era grosso così. Ma però, aspetta, scusate, ma c'è anche questo. Non l'ho visto. No, c'ha ragione lui. Però c'ho ragione anch'io, in realtà. Vabbè, lui vuole che perlustriamo questo. Però ci sarebbe anche quest'altro. Poi. Fai tu, signor gioco. Fai tu. Il problema, però, è che non so come arrivarci a sto seminterrato. Era quello di prima? Bambini e bambine? C'è pure una topola, eh. Poi, esplora l'appartamento 209. Questi sarebbe da esplorarli, in effetti, prima di finire il gioco, eh. Giusto? Trova la fonte degli strani rumori. Vogliamo provare ad andare al secondo piano prima di andare avanti con la storia principale? Dice, vabbè, Darce, tanto sei tu che giochi, quindi io proverei ad andare al secondo piano, eh. Allora. Questo è il primo piano. Quello era uno stuttering. E questo è il secondo piano. E vediamo cosa c'è. Che fino adesso ho aspettato. Ma ora non aspetto più. Ok. Giusto? Allora, andiamo prima al cesso, perché mi sembra giustissimo. Ah, non è il cesso questo. Madonna, quanto è labirintico sto posto, però. Cos'è sta roba? Qui sono altri. Ma qua 209, 208. Aspetta, aspetta, aspetta. Vorrei farli in ordine perché sennò poi mi confondo. Ma la gente che abita qui, ma come fa a ricordarsi dove abita? È un labirinto. A meno che c'è la mappa. Va bene. Io volevo andare al 101 prima. Cos'è sto posto? Sembra il tuo condominio. Il mio. Ma non è vero. Il mio condominio è facile. Pi l'ascensore e hai fatto. Ah, ma tu dici fuori? Oddio, in effetti hai ragione, Pietro. Hai ragione, non pensavo al fuori, però effettivamente chi ci si avvicina per la prima volta. No, no, hai ragione, hai ragione. Allora, infatti ogni volta i corrieri nuovi che devono portarci la pizza o qualsiasi altro balocco cibario, si perdono. Vabbè, qua non mi sembra ci sia nulla, quindi che devo fare io qua? A parte. C'è una foto qui dentro addirittura? Questi saranno gli sviluppatori. Trova le schede 10 pazienti affetti da nanofagia. Ah, mi ha pure sbloccato l'achievement. Ma che bei piatti. Questa è una mensa, tipo. Che palle. Vabbè. Non mi sembra ci sia nulla. Giusto? Altro che il labirinto di Cnosso. Labirinto di Darsh, esatto. Noi abbiamo il labirinto di Darsh. No, in realtà non è il labirinto di Darsh. È il labirinto di
di tutti quelli che abitano nel nostro comprensorio. Mica è mio il comprensorio. Però sì. Allora. Oh, kitchen. Vabbè, senti, io inizio a entrare, negli appartamenti. Quindi. Se la kitchen è lì. Il primo appartamento dovrebbe essere qui. E non c'è. Scusami, ma la mappa dice che qui c'è un appartamento. In fondo, qui. Ah, eccolo, eccolo, eccolo. 210, vediamo. Oh, ma guarda un po', è aperto proprio questo. Fascicolo aggiornato, perfetto. Tante cose da fare. La fonte, esplora l'appartamento 209, no, siamo al 210. Sono all'appartamento di Karnas. C'è qualcosa che non va, devo perquisire il... Ah, ma questo quindi è un appartamento... che c'entra col caso principale? Ok. Ma che succede? Non... Ma che succede? Ah, ma questi sono ricordi, vedete che c'avevo ragione. Ogni volta che io entro in un posto... legato a qualche persona che ho psincato, mi riaffiorano questi ricordi un po' inquietanti. Qui squiglie, infatti, Marco. Questo è Marco che suona? Ti hanno tolto il violino dalle mani, mi sa. È tutto bellissimo, ma... di grazia. Non si sa che devo fare. Ah, mi hanno chiuso dentro, ok. Gioco, io non c'ho pazienza stasera. Cioè, veramente, mi devi far trovare il puntino infognato nella stanza? Non si sa. Io questo ho provato a toglierlo, ma non si toglie. Sì, l'hanno chiuso. Quindi devo fare per forza qualcosa qui. Registrato in cassetta al cromo. Ok. Sifrino. Gioco. No, non è serata per farmi questo gioco. Stai rischiando molto, eh? Molto, moltissimo stai rischiando, eh? Non c'era prima questo, mi sono avvicinato anche prima. Cioè, ma vi rendete conto? Devo ritrovare la performance di Marco, forza. Prego. Specialize in augmentation to go beyond our limits, to realize our true potential, to usher in a new era.
big words. Some would say it's all about improving the nation's quality of life. Some would think bigger than that. Our true goal should be to improve all of mankind. Each subject, a step towards that goal. By subject, do you mean patient? What else would I be? Or were you being clever about my alleged lack of empathy? Che figata sta cosa che è appena accaduta davanti ai nostri occhi. Veramente figo. Bravo gioco, ti sei ripreso. Vabbè, questi mi sembrano palesemente delle allucinazioni, insomma, delle cose che derivano dal mio lavoro di merda, giusto? Perché, diciamo, c'era un lavoro di merda. Ok, geniale l'idea di infilarsi le braccia nel torso come fosse una canna. Vero, hai visto che figata? No, mi è piaciuta moltissimo come animazione, eh? Davvero. Certo, un po' tediosa questa cosa, comunque, ok. Ok, lo sto controllando io. Volevo mettermi un po' più angolato così si vede meglio. Cosa diavolo hai fatto a mia moglie? Comunque sogni d'oro a tutti noi stanotte, eh? Oh mio Dio. E che devo fare più vicino di così? Ah, devo dargli un po' di corrente? Oh, ma sbaglio, fino adesso era sempre stato abbastanza con i piedi per terra il gioco. Cioè, ma che succede stasera? Cioè, si è trasformato in... non lo so. Facciamoci le canne cyberpunk proprio. Comunque è notevole, eh? Vi ricordo che è un remake questo, il gioco è di qualche anno prima, quello originale. In realtà non è il gioco, siamo noi che stiamo avendo un'allucinazione collettiva, potrebbe essere. Si è bevuto il tè speciale? Sì, porca miseria.
Si è aperto il corridoio. Oddio. Mamma mia, stai messo male, caro, eh? Ma guarda un po'. Sincronizzazione bassa, ma dai! Ma non mi era per niente chiaro. Vedi che stavamo dentro qualcuno. Ecco, sì, grazie. 16 minuti! Successo. Warning. Abnormal genetic structure detected. This blood doesn't match the... Calibration complete. Trace established. Bingo. Struttura genetica normale. Per il pubblico da casa, lo sapevate che il termine allucinazione non ha niente a che fare con la pillola, con la parola alluce? Sì, immagino di sì. Mi spiegate cosa è successo? Quindi io in realtà da quando ho iniziato la live ero connesso a questo tizio qua e non so come sia possibile. Il mangiasogni sta cominciando a farmi strani scherzi. Com'è possibile che non ricordi di essermi connesso? In ogni caso, ora che sono tornato nel mondo reale, sarà bene che esplori l'appartamento alla ricerca di indizi. Ah, no, ok, l'appartamento in realtà è quello di prima, giusto? Aspetta, no, devo assolutamente vedere. L'appartamento è quello, è il 200. Sì, ok. Ok, quindi intanto prendiamo questa perché... Ok, quindi da quando siamo entrati qui dentro era tutto un sogno, diciamo. Mamma mia, stai messo male, caro, eh? Non sappiamo... No, in realtà qui ci siamo arrivati perché ci sono entrato io. No, ste porte le odio. È l'appartamento 110, quello dove sono andato io. In che senso? No. No. Non è l'appartamento dove sono andato io. Bene. Va bene. C'è qualcosa che... sta succedendo qualcosa, indubbiamente. Ok. Allora, con calma. Qui c'è sangue. Qui c'è il sangue, sempre lui, sempre il sangue. Il sangue. Ok, devo sistemare, devo... Allora, tempo stimato del decesso 28 minuti fa. Ok. Si chiama Jack Carnas. Protesi occhio. Protesi gamba. Un bastone con la testa di serpente, probabilmente della vittima. Ok. Quello cos'è? Quel coso lì cos'è? Non me lo fa... Vabbè, sarà sempre sangue. Sangue, ok. No, poi in realtà 210 era l'appartamento.
Alta sincrozina, grazie mille. E... bello sto appartamento però, dai, almeno... cioè, questo sto tizio un minimo di gusto ce l'aveva. Perfetto, abbiamo il nostro computer. Jack, ti ho sempre considerato come un buon amico e mentore. Sebbene i tuoi metodi di insegnamento fossero talvolta rigorosi, mi hanno aiutato a migliorare come chirurgo. Lascia che ti restituisca il favore e che ti parli in modo brutalmente schietto. È impossibile che la tua licenza venga reintegrata. Ah, quindi era un ex chirurgo medico? Le accuse a tuo carico da parte degli avvocati sono troppo gravi. Ho sfruttato tutta la mia influenza per cercare di far passare una mozione, ma non c'è modo di smuoverli. Anche dopo tutto questo tempo ti vedono come un reietto e la famiglia del paziente non facilita la cosa. Santo cielo, Jack, che cosa pensavi di fare? Impiantare un prototipo non testato in un paziente di classe A? E per cosa? Anche se avesse funzionato, probabilmente ti avrebbero denunciato comunque per negligenza. Qualunque fossero le tue motivazioni, temo che dovrai accettarne le conseguenze. Impiantare un prototipo non testato, ok. Beh, è abbastanza grave, eh? Purtroppo abbiamo i nuovi livelli del gioco, sì. Eh sì, anche clandestinamente, magari, sì. Non so se riceverai questo messaggio, ma prego Dio che sia così. Mi ci è voluto un po' per trovare il tuo indirizzo. Non ci siamo mai incontrati dal vivo, ma le tue azioni hanno cambiato per sempre la mia vita. Nello specifico, l'hanno trasformata in un incubo a occhi aperti. Non è molto positiva questa cosa. Volevo quindi approfittarne per dimostrarti la mia gratitudine. Sono passati quasi 2 anni da quando l'unica donna che io abbia mai amato ha avuto il non invidiabile onore di essere stata presa in cura da te. La donna, quella che abbiamo visto nel flash, e sebbene non sia guarita né mai guarirà, il suo dottore, attenzione, uno vero, è finalmente riuscito a stabilizzarla abbastanza da farla sentire un po' più a suo agio. A questo scopo ha anche inserito un tubo di alimentazione permanente dove una volta c'era la sua gola. Aveva una voce stupenda, ma so che non ti importa niente. Ho imparato che i sociopatici non si commuovono per le difficoltà altrui, neanche se le hanno create loro stessi. Aia. Non ho mai covato ostilità o desiderio che altri fossero colpiti da disgrazie, ma quando guardo il guscio vuoto e deforme che rimane di mia moglie, mi assalgono pensieri ed emozioni che ritenevo inimmaginabili. Ho allegato una foto al messaggio. Voglio che la guardi bene e che tu sappia che sei stato tu. Voglio che ti perseguiti per il resto dei tuoi giorni. Voglio che ti ricordi che sei solo un macellaio, un ciarlatano, uno spietato essere insensibile e vuoto. Non so in che buco tu ti sia rifugiato, ma spero che ci morirai. E quando succederà ti auguro di marcire all'inferno. Porco due. Va bene. Le toccano pianissimo, eh? Ehi, ho quasi la certezza che stia spuntando da sotto la pelle. Da sotto le palle, stavo per dire. Da sotto la pelle. Questa roba mi prude da matti e mi incasina quando la tocco. Devi fare qualcosa, non posso andare al lavoro così. Contattami non appena leggi questo messaggio. Il vettore inizia a preoccuparmi. Non sembra che risponda bene alla pressione, vaneggia e tende ad avere attacchi isterici. Di sicuro il mio software è infallibile, così come il tuo hardware, ma l'elemento umano, come sempre, dimostra di essere l'anello debole. Potevano anche essere le palle, giusto? Mi chiedo se sarebbe più rischioso coinvolgere un'altra parte o continuare così. Grazie per il dipinto, lo appenderò subito e so anche dove. Alle mie palle, ovviamente. Cerchiamo, facciamo una ricerca. No, non facciamo un cazzo. Documenti, nessun documento. Niente, ci tocca fare un livellino per stemperare la... Per stemperare. Allora, faccio partire il timer. Questo l'avevamo fatto? Sì, questo l'avevamo fatto, cioè ci avevo provato a farlo in realtà, ma richiede un po' più di impegno, quindi proviamo a fare il 13, vediamo. Io farei così. Così. Madonna, ma è immenso sto livello. Ma siete matti? Ma ci perdi veramente le ore a fare un livello del genere?
aspetta, me ne prendo un'altra. Me ne vado un po' in giro. Su. Questo l'ho sprecato però, vabbè. Beh, a sto punto mi faccio seguire da tutti questi. Se vado lì mi ammazza quello, giusto? Sì. Oddio, non ho più cose, che scemo. Morto. Madonna, questo è tosto. Vediamo, il 14 sarà ancora più tosto. Vabbè, questo è obbligato. Obbligato, mucho obbligato. Obbligato e... Obbligato, potrei fare così. 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 Qua possiamo fare il giringirello. Allora, qui direi di fare così. E così. Poi fare un giringirello. No, se questa la faccio first try, cioè, mi ritengo soddisfatto per la serata, eh? Così. Minchia. È tostarello questo, però forse ce la faccio. Anzi, senza forse. Yes. Questo sono molto soddisfatto di averlo fatto in first try. E riprovo questo, che vi devo dire? Questo però è, cioè, questo è più è più cervellotico, cioè nel senso ci devi pensare di più. Cioè devi fare un sacco di prove perché ci sono un sacco di variabili qui. Non mi ricordo neanche come ho fatto prima. Io e Boss ci siamo spaventati contemporaneamente per la bottiglia d'acqua che scoppietta all'improvviso. Sì, sono tremende. Soprattutto la notte. Pian piano ti stai trasformando anche tu in un cane. No. Non ha alcun senso, sto cercando di disattivare le censure nella chat, ma su internet mi dice di andare su impostazioni che in realtà non ho. Aspetta, che quale chat? Ma qui su Twitch, intendi? Complimenti Darsh. Hai sprecato completamente. Allora, devo trovare il modo di... Qui non ci sono loop, quindi non posso fare altro che fare così. Beh, ovviamente tutti questi... Cioè, tutta questa fila di ragni non è che devo ammazzarli. Il problema è che qua sotto cioè, sono veramente tanti. Magari devo ammazzare fino a solo fino a questo, perché poi giro e l'ho salvata. Qui faccio così in modo da non attirarmene un altro. Ok, ora attenzione perché qui sotto mi ammazzano. Però se io vado giù di qua e poi faccio così, dovrei essere a posto. Poi mi faccio seguire. Mi faccio seguire da un po' di gente
E infine posso andare a ucciderli. E il problema è che ho finito praticamente adesso. Cioè, ho finito. No, aspetta, potrei fare un loop. Aspetta, aspetta, potrei fare. Però come ammazzo quello? No, mannaggia, me ne mancava uno, quindi. Ok, ne mancava uno. Devo risparmiare un coltellino. Probabilmente forse potrei averlo risparmiato. Ma io perché non li prendo tutti questi? Ma che cacchio? Perché ne prendo uno per volta? Allora, calma, eh. Molta calma. Perché io adesso potrei fare così, 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 così e così. Giusto? Poi mi prendo questi. E poi faccio atto il mio piano malvagio che ho attuato anche prima, ovvero questo. Ora però devo. Questo me lo devo prendere, ne ho tre. Ok. Ne ho tre. Mamma mia, difficile. Non so mica se ce la faccio con tre. Tra l'altro, scusami, ma una volta che io ho attirato questo qui, no? E per scendere qui io devo per forza scendere. Ah, e però giustamente ci devo avere un ultimo coltello qui. Ok? Un ultimo coltello, quindi devo usarne due. Perfetto. Un ultimo coltello. Mamma mia stasera. Aspetta, eh. Forse vado, eh. Qui su Twitch da mobile censura le parole, devi cliccare sugli asterischi. Sì, infatti, è vero. Quindi stai tipo su iPad o o su telefono? Sì, prova a fare come ti stanno suggerendo, perché dovrebbe esserci. Io questo qua veramente sono. Cioè, me lo sogno la notte questo, eh. Questo non tanto, perché alla fine. Alla fine. Alla fine mi porto appresso questo. Cioè, questo si fa prima o poi. Questo prima o poi si fa, perché ora ho due piripilli. Due piripilli. Potrei portarmi appresso lei, lui, loro, essi. No, sbagliato. No, devo smettere, uffa. No, non voglio smettere, non voglio smettere. Due piripilli non mi bastano, perché uno devo ucciderci lui. Uno ci uccido lui e l'altro me lo sbatto in quel punto lì. Niente, è andata. Vabbè, mi ritengo soddisfatto lo stesso. Allora, devo continuare a esplorare, secondo voi? Sì, perché mi sa che non è finita, no? Giusto? Sta lasciando una traccia. Sta. Brokins ha attivato l'atmosfera noir. Grazie, Pietro. Molto bella. Questa sorpresa che mi hai fatto mi gusta parecchio.
Allora. Ah, aspetta, il killer è rimasto ferito, sta lasciando una traccia. Ah, sta lasciando una traccia il killer. Eccola la traccia del killer. Tan tan ta. Traccia killer. Traccia killer. Traccia killer. Traccia killer. Gruppo sanguigno. Nessuna corrisponde. Che senso nessuna corrispondenza? Cioè, non riconosce il gruppo sanguigno? Ah, rilevata struttura genetica anomala. Ok, quindi non è umano. E giustamente non ha i gruppi sanguigni umani. Bene, che non, ovviamente non posso uscire. I kit è morto. Scusate, come faccio a seguire la cosa se non posso uscire? Devo andare di qua? Sì. Ah, ha provato anche lui a uscire, giustamente. Sono Mr. All Things, risolvo problemi. Grande, Raccoon. Ti sei liberato finalmente della censura. Ora puoi dire tutte le parolacce che vuoi. Yeah! E anche leggerle. Porco. Ok. Quindi questo è un... È qualcosa di sovrumano. Oddio, ci potevamo anche arrivare, perché insomma c'ha quegli artigli. Cioè, c'eravamo già arrivati a questa cosa in realtà, però ora abbiamo la conferma. Cosa mi ha chiuso dentro? Ma qui non c'eravamo già stati? Sì. O hanno riutilizzato sempre gli stessi asset? Non credo però. Cucù. Donde estas los nemicos? Non è lo stesso posto. Manca la grata. Non dicevo quello con la grata, ma l'altro. Mi sembra ce n'era un altro sempre con la stessa sedia. Boh, vabbè, forse mi sbaglio. È che sono effettivamente un po' tutti uguali gli asset qui. Cioè, sono belli, per carità. Sono molto dettagliati, molto, molto curati in tutte le componenti, però sono sempre gli stessi alla fine. È ingrata. Esatto. Vabbè. Ah, no, niente, devo andare semplicemente qui. Sì. Very simple. Di nuovo una scantinato. Quindi sei ferito, Mi fate prendere i colpi, grazie. Molto gentili. Credo che io quel comando devo farlo. Mi sa che aumenterò il costo di quel comando. Dalle attuali, credo, 20 onde sonore a 20.000 onde sonore. Beh, sono molto belli i giochi di luce e ray tracing, devo dire. Certo, è tutto regolare ovviamente. Ma poi qua ci sono i citofoni in mezzo al... Non so, le cose biomeccaniche, ma che cazzo?
In mezzo a questa interiora di, non lo so, di mostro. Bravo, controlla. Nessuna attività. Guarda, è molto probabile, caro il mio protagonista. Credo che tu stia impazzendo. Pensavo che l'intestino stesse guardando la... Grazie Pietro, mi fai bere, grazie, che bello. Ah. Faccio tutto io stasera, esatto. Oh, un'altra sopravvissuta, cioè un'altra vittima. Ah, ah. Vai, echeriamo, eh? Echeriamo anche nella mia mente malata. Quale sarà il codice? 20. Ma che cacchio? No, ma sto psincando ancora una volta, ragazzi. Sono solo 100 possibilità, infatti potevamo stare lì tranquilli a inserirle. Ma non credo che il gioco voleva che lo facessimo. Cosa cazzo? Sì, magari si bloccava. 69, giustamente. Mi sembra più che giusto. Forse è il numero che dobbiamo inserire nel codice. Oddio. Che flash sto gioco. Mamma mia. Praticamente mi sono perso completamente. Eccoci. Vediamo se avevamo ragione. Yes. Metti 5. Ah, ah, ancora traccia, attenzione, Nonostante la nostra mente ci voglia portare fuori strada con tutte queste allucinazioni, ce la stiamo facendo. No, è finita la pacchia.
Ai ai ai. Cadono barattoli. APD, I need to ask Ma sì. you a question. Keep your voice down. He'll hear you. Who will? The one of many shapes. We don't speak his name. L'uno dalle molte forme. Below. He lurks below. Only comes out to hunt. How do I find him? You don't. He finds you. He always gets his prey. Barattoli trova volante dove trovarli, esatto. No, I've already said too much. I won't let him hurt you if you work with me. I can't. I'm sorry. He'll know. How? He's coming. He's coming. Oh mamma. Eccolo. Salve. Ouch. Ah, proprio così? Ah, devo scappare. Ma io c'era la porta dietro, che ne so. Oddio. Certo, la foresta favolosa. Seguiamo Bambi. Che è sta cosa? Ma cos'è? Ma che cosa diavolo vi fumate, vorrei capire io, sinceramente. Dice che c'è qualcosa qui. Devo seguire gli sprazzi di realtà. Vedete che c'è la realtà che emerge. No, è bellissima comunque questa parte. C'è la realtà che emerge dall'allucinazione. Bicicletta. Certo che psinche robe mega futuristiche e poi c'hanno i citofoni con il tubo. Ma infatti, infatti. No, è comunque simpatica come variante del cyberpunk questa, un po' retro e un po' invece futuristica. Hanno finito la droga per sviluppare questo gioco, intendo proprio tutta la droga del mondo, esatto. Sì, va bene, ok, eccolo. Non riesco a raggiungerlo. Ah, certo, perché devo. Ok, devo raggiungerlo nel mondo reale. Ok. Oh. Maronna, che faticaccio. Prossima volta giochiamo a Monopoli. Il killer è rimasto ferito nella lotta. Sta lasciando la traccia. Vabbè, grazie. Sempre la stessa cosa. Allora, dove siamo? What I am, what I must
Bene. Cos'è? Strappato dal collo di Elena, gravemente danneggiato. Ok. Holochip. Ok. LOL, quando ci sono troppi dettagli, l'algoritmo di compressione di Twitch si ricognisce e si sgrana tutto. Sì, sì. Sì, purtroppo è quando ci sono dei disturbi, la compressione va a quel paese, ma è normale. È un effetto risaputo. Quando ci sono quando c'è quell'effetto di rumore di fondo. Questa cosa dei tubi catodici in un futuro distopico credo sia ispirata ai film Brazil, che è meno cupo di questo gioco, ma sicuramente molto surreale. Probabilmente sì. Non ho lo chip. Vabbè. Dispositivo base... Troppo umano. But with the money gone, doesn't matter. I'll find a way, like I always have. Quindi si stava trasformando, cioè si stava, sì, trasformando lui stesso per sua volontà. Ok. Però ho finito di controllare le cose qui. Ah, questo l'ho visto. Ecco l'affare che stava nel collo della tizia. Questo l'ho sentito. Basta. Quindi devo continuare a seguire le tracce di sangue? Peli. Li peli. Cucù. Siamo al terzo piano in tutto ciò? Qui è chiuso. E qui è chiuso. Qualche tempo fa gli slow-mo guys hanno tentato di rompere l'algoritmo di YouTube filmando una pioggia di glitter al rallenti. E ci sono riusciti? Mi sa che qua sta le sue. Voglio vedere se c'è qualcosa di qua intanto. Salve. Stai pulendo il cesso? Qui c'è una statua. Ehi, c'è una porta aperta qui. Ma qua più si sale più è disastrato questo palazzo. Mamma mia. C'è qualcuno? KPD. Sure. Have I been naughty? Just a few questions, nothing to get excited about. The world's at peace, Mr. Observer. Why should I get excited? You know what I'd do? How come? I
can smell your quantum patterns. I've dallied with a few of you digital devils. So you've hooked up with observers before? Yeah. They'd jack up to me like I was a cheap sex bot. But nothing prepared them for what they would find in my head. Truth or dare, huh? Oh, yes. They expected filth. What they got was happiness. Pure, unbridled happiness. They liked it. I liked it. They came back. Satisfied customers. In a way. But I don't do that anymore. Sorry. Ho smesso di esercitare. Don't be. Tell me. Any other hookers in the building? Ci sono altre battute. Mr. Observer. Sticks and stones may break my bones, but words can truly hurt me. Madonna, quanto siamo rozzi. Ci sono altre battute nel palazzo. Che stronzo. Va bene, saliamo. Ciao, tu continui a pulire il cesso. Sì, l'hanno rotto abbastanza, Marco. Ok, immagino. Ok. Ma è l'ultimo piano questo? Qui dovrebbe esserci l'attico. Ok. Ma io devo proprio andarci, per forza? Va bene. Ma poi scusa, lui non ha una pistola, non ha niente. Ma dove cacchio va? Che appena ti toccano, cioè, ti uccidono. Gli uccelli. Mamma, pensa che puzza qua dentro. Stupidi piccioni. Molto accogliente, vero? Oh, continua a essere molto ferito sto tizio, però. Sembra giusto. Chi è questo? È un altro questo? O è lui? Poraccio, madonna, ma te potevi fare i cazzi tuoi? Comunque Marco, mi stupisce. Pensavo che la prima cosa che avresti fatto in live stasera sarebbe stato scoprire i suoni. Sto mal funzionando. Sono arrivato faccia a faccia con il killer. Maledetti! Eh sì. Mi sono ritrovato faccia a faccia con il killer. Mi sono salvato per un pelo. Lui no. Devo esaminare il cadavere. Lui no. Ok, quindi l'abbiamo, vabbè. Si è auto ucciso. Si è suicidato. Quanto pare. Ma dov'è il cadavere, scusami? Ma che cosa stai dicendo? Dove... No. Devo esaminare il cadavere, ma il cadavere non c'è però. E se il cadavere non c'è, che ne sai che è morto? Madonna, però per queste cose ci vogliono i muscoli. Volevo provarlo prima, ma poi mi sono preso col gioco e mi è completamente passato di testa. Vabbè, posso capire, figurati.
Qua non posso entrare ulteriormente. Bene. Qui sotto potrei andarci. Il cadavere ha mandato in corto il generatore. Ah, quindi hai appurato che c'è il cadavere. Ok. L'importante è che l'hai visto tu. Per carità. Che palle questo, tieni, prendi un po' di droga. Eccoci. Generatore. Te pareva. Forse devo farlo in un ordine specifico, forse devo prima attivare altre cose, vediamo, eh. Tipo per esempio prendere i fusibili. Ah, posso portare un fusibile per volta? Va bene. C'è una foto di un'altra tizia. Ok. Questo è chiuso. E in dove devo metterli questi fusibili? Il fusibile è andato. Ok, perfetto. Da quant'era quel fusibile? Non si sa. C'è scritto 30 mAh. Ok. Andiamo a vedere i fusibili da 30 mAh. Ci sarà scritto? No, questo è 10 ampere. 35. 35. 20. 10. Ah, posso prenderne due? 20 e 10. Ma in che senso? Aspetta, aspetta, ok. Bruciato. Sto bruciando tutti i fusibili. Forse devo prendere uno grande. Cioè il più grande che c'è. 10, no? 35. Ah. Va bene. Piano piano. 1. 2. E 3. Let's get out of here. Ci abbiamo fatta? Ho le tasche piene di foto? Non ha le tasche nemmeno i... Madonna, i marsupi. Ma quindi trovare Adam? Finito, abbiamo fatto il caso principale. È morto. Tutto qua. Fine.
Addio. Va bene. Quindi adesso abbiamo la possibilità di uscire? No. Ah no, devo tornare indietro. E devo tornare indietro. Qui sotto. Ho le tasche piene di fusibili poi, immagino. E premere il pulsantino. Ok, a posto. Cos'è sta cosa? Un'altra foto. Vicolo cieco. Vicolo cieco. Sto tornando dove ero, vero? Sì. Mi sono buttato. Spero di aver fatto bene. Che schifo sto posto. Mamma mia. Va bene. Ok, immagino di non dover venire qui. Non usi un marsupio da 10 anni. Lo sai che anch'io prima lo usavo? Così comodo, me ne fregavo proprio della gente che mi diceva che era fuori moda o che era da scemi. Era comodo e basta. Invece adesso c'è il mio borsello. A tracolla, che effettivamente è un po' più comodo e capiente soprattutto. Ok, siamo arrivati. Sì, infatti. Beh, questo non è che adorassi i piccioni, mi sa, eh? Potremmo andare d'accordo. Splicer, a lunatic and a junkie. Perfect combo. L'alternativa naturale. Parliamo con John Sebastian Ballard, amministratore delegato della Ballard Genetics. È una intervista a lui. Mail. Ehi, ho beccato un altro cliente. Il tipo è interessato all'equipaggiamento di trasmissione anteguerra e alla grana per pagare. Non deve sembrare nuovo, ma deve funzionare. Ecco una lista di quello che sto cercando. Un'antenna B8X. Un ricevitore doppio mnemosynth. Quello grande. Un chip di codifica VGX4. Batteria a fusione Vitalia IFP. Conto su di te. Victor, le dannate parti che mi hai mandato la scorsa settimana erano completamente inutili. Ho recuperato l'antenna, ma il ricevitore era distrutto e il resto era tutto arrugginito. Dove hai preso questa robaccia? L'hai recuperata dalla spazzatura? Ovviamente il cliente non pagherà per questo schifo. Ho dovuto offrirgli uno sconto sui miei prodotti premium per non rovinarci gli affari. Stai scherzando col fuoco, amico peloso. Amico peloso, se mi fai un altro numero del genere dovrai trovarti un altro fornitore. Victor, questa farsa grottesca deve finire subito. Mamma e papà sono terrorizzati e hanno ragione. L'ossessione per la ricombinazione genetica è una cosa, ma i pacchetti che gli hai mandato... L'ossessione per la ricombinazione genetica. Qualunque cosa pensi che ti abbiano fatto, tutto questo è fottutamente crudele e strano. Vic, se mio fratello ti voglio bene, anche se decidi di farti crescere una gamba in più e delle corna, ma per favore, non coinvolgere mamma e papà. Se vuoi che ti accettino per quello che sei, parla con loro, aiutali a capire. So che non sei impazzito, quindi torna dalla tua famiglia. Non siamo contro di te, spero di sentirti presto. Qua stiamo delineando sempre di più la figura di uno che si è isolato completamente, ha iniziato a fare
modifiche su di sé molto, molto profonde e molto pesanti. Tu quando andavi a camminare o correre lo usavo lo stesso. Sì, no, ma io non solo in certe situazioni, ma sempre. Era meglio il marsupio. Non lo sai che quasi quasi hai ragione, effettivamente. Era più comodo. Dai, che tanto la cosa positiva è che quando saremo vecchi lo potremo riutilizzare, perché saremo vecchi, perché il marsupio è da vecchi, no? Quindi fra qualche anno, quasi quasi, si torna al marsupio. Solo a me il logo della Kirion Inc. ricorda vagamente quella del Nintendo 64? Eh no, hai ragione. È parecchio vero. Ehi amico, ho letto il tuo messaggio. A dire il vero, non poteva arrivarmi in un momento peggiore. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto duri. Eliza ha perso di nuovo il lavoro e aspetta un bambino. E io ho fatto un sacco di doppi turni per mettere da parte qualcosa. Vogliamo che il piccolo venga collegato non appena nasce. Insomma, mi dispiace, ma non ho soldi. Non è che non mi fidi di te, so che me li ridaresti, ma questa volta non posso proprio aiutarti. Spero che te la caverai. Tieni duro. Quindi questo è come riusciva a trovare i soldi, come diceva la registrazione, no? Come ha sempre fatto. Quindi c'ha una rete di amici, parenti, persone che comunque lo supportavano. Ma i tuoi genitori non erano ricchi. Ho sentito che hanno traslocato in un quartiere B. Non puoi chiedere un prestito a loro? Gentile signore, noi di Ballard Genetics and Augmentations siamo profondamente dispiaciuti che non sia soddisfatto dei risultati della sua terapia di ricombinazione genetica. BG&A si avvale solo dei migliori esperti nel campo e utilizza strumenti all'avanguardia per rispondere a tutte le necessità dei suoi pazienti. Tuttavia, riconosciamo appieno il diritto dei nostri pazienti di avere aspettative altissime, anche se, parlando con obiettività, possono risultare irrealistiche. Sebbene non possiamo fornirle dettagliati specifici inerenti alla sua cura, desideriamo ricordarle che nei casi che necessitano l'uso di materiale genetico di specie estinte, per esempio il Canis lupus, i nostri esperti compongono ceppi ottenuti dal nostro catalogo genetico. Ah, ma quindi qui non parliamo solo di potenziamenti cibernetici, qui parliamo proprio di ricombinazione genetica nel vero senso della parola, nel senso con incroci anche da altre specie, ecco perché non riconosciamo il genoma quando analizziamo il sangue. Quindi si è tipo, si è fuso, si è fuso, sì, geneticamente con un lupo? Purtroppo non possiamo fornire una lista delle specie donatrici e neppure confermare o negare che una certa specie sia stata utilizzata nella procedura. Vorremmo anche ricordarle che le informazioni summenzionate erano chiaramente espresse nel contratto preprocedurale. Infine, ci sentiamo in obbligo di informarla che quella di alterazione dolosa del DNA costituisce un'accusa molto seria, che non dovrebbe essere lanciata con leggerezza, a meno che non si abbiano prove evidenti a sostegno delle proprie affermazioni. Qualsiasi accusa infondata resa pubblicamente o in scambi successivi contro BG&A verrà considerata come diffamatoria e affrontata come risolute azioni legali. Cordialmente, assistenza pazienti. Bene. Voi sarete vecchi. Hai ragione, tu sei molto giovane. Ora che divento vecchio io esplode il monfo. Eh sì, chiedeva soldi in prestito. Esatto. Poi trovava anche il modo di restituirli. In alcuni casi. Questo non è il medico di prima. No, il medico di prima era la vittima in quella stanza. Questo è proprio questo è proprio il coso, il tizio assassino. Esatto, il lupo è estinto in questo universo. Si è rifatto il DNA, ne parlava anche. Sì, povero lupo. Questi si rifanno direttamente il DNA, altro che il lifting, esatto. Ok. Ah, questo è quindi l'amministratore delegato di quell'azienda che abbiamo letto la mail. Però cazzo, questo sarà interessante sicuramente. John, pensiamo a una situazione ipotetica. Diciamo che suo figlio sta per compiere 18 anni. Viene da lei e le dice: Papà, non mi sento a mio agio con il mio corpo. Vorrei rivolgermi alla BG&A per farmi crescere dei tentacoli in viso. Se avessi i soldi per pagarsi la cura, penserei che è un giovane molto intelligente. Lo ascolterei e farei del mio meglio per comprendere la sua decisione. Stai eludendo la domanda? No, sto semplicemente sottolineando che questo non è un comportamento leale. Per gli agitatori è molto semplice dire se si trattasse dei suoi figli, ma la realtà è che questo argomento è in ballo da centinaia di anni. Per
Quando è stata introdotta la rivoluzione cibernetica, alcune persone dicevano che eravamo spacciati, che ci eravamo spinti troppo oltre. 100 anni fa un transgender sarebbe stato emarginato come un disadattato e un'aberrazione della natura, cosa che per fortuna oggi mi sembra un'idea assurda. Ci sembra un'idea assurda. Ci saranno sempre persone che temono il cambiamento, e sì, questa è una cosa proprio costante, nelle varie ere. Ma cosa succede se arriviamo al punto in cui gli agitatori, e grazie per avermi inserito nella categoria, avranno ragione? C'è un limite? Si tratta forse della ricombinazione genetica? Una volta una persona molto saggia ha detto che temere la ricerca genetica ai tempi nostri è un po' come se gli antichi cinesi avessero avuto paura di far volare gli aquiloni perché un giorno avrebbero potuto far schiantare gli aerei. Ok, credo che questa affermazione sia tuttora attuale. Le modifiche al genoma sono solo agli inizi. Ma tutti ne parlano come se fosse la nuova tendenza. Ci sono adolescenti che rischiano la propria vita sottoponendosi a modifiche irreversibili. Non alla BG&A. Noi curiamo solo adulti consenzienti. Il che è un bene, ma la tecnologia è comunque disponibile, no? Non è mica un segreto. Su via, Tom. Vuoi proprio farmi tirare fuori il tormentone che non sono le pistole a uccidere le persone? Mi stavo solo chiedendo se pensa che sia responsabile promuovere la cosa come una moda. Ti prego, l'hai detto tu stesso, la cura è irreversibile e comporta un certo rischio, sebbene minimo. Pensi veramente che qualcuno prenderebbe una decisione così radicale per capriccio? Caro mio, sì. Continua a usare la parola cura. Perché? Beh, perché questo è di questo che si tratta. Beh, non proprio. Insomma, non curate nessuna malattia. Ma certo che sì. Se devo essere sincero, sono un po' sconvolto a doverlo spiegare proprio a te, Tom. Quando parli di malattia, è chiaro che stai pensando a indisposizioni puramente fisiche. Non voglio offenderti, ma questa linea di pensiero è un po' medievale. Mi stai dicendo che trasformare una persona in un ibrido genetico è una specie di psicoterapia? Sto dicendo che qualsiasi cosa che aiuta una persona a sentirsi a proprio agio, nel proprio corpo, non dovrebbe venire scartata subito. Quindi dovremmo buttarci a capofitto? Cioè non c'è posto per un po' di sano scetticismo? Trovo che lo scetticismo sia raramente salutare. Molto spesso è il rifugio di chi ha pregiudizi e mentalità chiusa. Voglio solo chiedere che ciò che conosciamo non venga diffamato. Si considera un profeta del cambiamento? Ride. Mi considero solo stanco. È stata una settimana molto intensa. Allora la lascio riposare. Grazie e grazie a lei. Molto interessante. Io volevo fare il catastrofista, ma sono contento che tu l'abbia presa sul ridere. Sì, abbastanza. Quella degli aquiloni non mi sembra... No, decisamente proprio no. Comunque, vabbè. Che ti aspetti dal CEO? Attenzione! Abbiamo delle foto prima e dopo. La cura genetica. Quindi col lupo si è... Ah, però un po' di impianti cibernetici c'erano. Un bel po', direi. Ok. Io direi che è ora di fare il livello 15. Vai col coso. Col timer. Allora. No, già ho sbagliato. Ma questo, almeno l'inizio di questo non è difficilissimo, perché non mi sembra che ci siano molte scelte. E quando non ci sono molte scelte, paradossalmente è più facile. Io per esempio potrei prendere questo. Ecco, vado su, vedi? Vado su, giù non ci posso andare. Quindi devo proseguire per forza di qua. E qui potrei tornare indietro. Però se torno indietro, poi dove vado a prendermi un'altra spada de fuoco? Eh.
Dove vado a prendermi un'altra spada di fuoco? Non la prendo in realtà. Non la prendo. Perché se vado di qua mi uccide. Ammazza, è difficile questo, eh. Puttana. Ma guarda poi questi sotto, ma come faccio? Ok, questi sotto me li faccio da destra invece che da sinistra. Oddio. Però attenzione, perché io non... Aspetta, aspetta, perché le monete le ho prese tutte, eh. Non farti ingannare, Darsh. Le monete le hai prese tutte, quindi basterebbero... No, bastano due spade, però io non posso... Certo, Pietro, giusto? Non è completamente sbagliato quello che dice riguardo al fatto di aiutare le persone a sentirsi a proprio agio. Sì, no, no, questo è giusto. Però chiaramente lui lo sta strumentalizzando. Cioè, lui sta strumentalizzando un bisogno concreto, reale e anche corretto a livello morale, con invece una cosa che probabilmente potrebbe andare oltre il concetto di, non so, di etica, di umanità. Non lo so, sono discorsi molto complessi. D'altra parte, nemmeno fare le cose senza porsi nessuno. Esatto, esattamente. Sì, questo è veramente molto più difficile di quello che sembrava. Vabbè. Ci suicidiamo. E va bene. Allora, io questo me lo prendo. Assolutamente, questo è importantissimo che io me lo prenda. Poi faccio così, così, così. Così. Questo devo ucciderlo per forza. Ucciderlo. Ok. Aspetta. No. Cavolo, come faccio qui a... È impossibile. Allora, a me serve... credo che mi serva questa in realtà. Cioè, se io riesco a prendere quella subito... No. No, non ci riesco, perché se io adesso vado sopra poi muoio così. Non ci riesco. Va bene. Beh, a questo punto scendo giù. Vado su. Non ho spade, ora ho spade. Se torno indietro, praticamente... Oh, aspetta, c'è quello. Aspetta. C'è, però non posso girare. Cazzo, forse è così che devo fare, devo arrivarci da destra. Però ora... Ah sì, posso girare, attenzione. Attenzione. No. Eh no, me ne servono due. Porca miseria, se tosto. Aspetta, no, posso fare così. E quello sotto? No, ora muoio. Ora muoio. Cioè, non muoio, ma... Mazza, è difficile questo, eh? Ho sbagliato. Mamma mia! Mamma mia! Devo liberare questa, però. Io come cacchio faccio a liberare questa? Questa è di... il fulcro è questo. Perché una volta che riesco a prendere questa... Forse queste due sono uno specchietto per le allodole. Forse mi serve solo questa, perché poi faccio il giro. E uccido questa, questo qui.
Dovrebbe essere, potrebbero essere degli specchietti per le allodole questo, eh? Questi qua sotto, queste due spade. E vediamo. Ho capito, però cioè, in qualche modo devo uscirne, no? Cioè, nel senso, se io adesso faccio così, non ho più spade. E questo non lo tolgo senza una spada. Vero? Questi due, però guarda che, cioè, togliere questo qui è un cacchio di casino, eh. Ma questo è veramente stronzo. Aspetta, sì. Ma questo è quello che ho fatto prima, però. Non riesco a uscire poi da qua. Questo qui non posso portarmelo a spasso. Perché nel momento in cui spunto qui, lui mi attacca. Quindi io qui ci devo arrivare con un coltello. A meno che anche questo non è uno specchietto e mi bastano due coltelli per entrare qui e qui. Dio, potrebbe anche essere, però vedo che non è che sia proprio facilissimo. Per esempio, questo coltello mi serve per forza per uscire qui da qualche parte. Vabbè, tanto è finito il timer. Ok, bene, molto interessante. Che altro devo fare qua? Tra l'altro è anche tardi, devo iniziare a capire quando staccare. Comparto 018, questo è il posto che sto cercando. Dovrei controllare non appena ne avrò la possibilità. E va bene. Questo non siamo adesso. Individuo accede all'ultimo altare, no? Esplora l'appartamento 209, 208... Ma dove siamo adesso? Cioè, che cosa sto... Ah, sto cercando il tizio, no? Uccello. Ma vediamo un Potrebbero venderlo i floppy col gioco, sarebbe carino, sì, è vero, molto carino. Io, mamma mia, io ho una voglia di farvi vedere un gioco che mi ha veramente scioccato per quanto è geniale come concezione. Solo che purtroppo ti sciocca quando lo giochi per la prima volta. Potrei farvi fare la blind a voi. Non so, ci penserò. Twitch non fa storie. No, se non indugi, se sono nudità di passaggio che non sono il centro del gioco, no. È tipo lui?
Vedremo, vedremo. Tanto abbiamo un po' di cose ancora da smaltire. Faccelo vedere. E, ma siamo noi, quindi? Sbaglio? Siamo noi? Eh sì. Sembreremmo noi. Bene, bene, bene. Si è aggiornato qualcosa? No, possibile che non si è aggiornato niente? Cioè, la gestione del diario non è che sia proprio il top del top, eh? Soprattutto perché non puoi leggere le cose passate. Quindi devo tornare indietro? Abbiamo finito? No, a quanto pare no. Peli. Colomba Livia. Anzi, Columba Livia. Rilevati batteri putrefatti. Ottimo. C'è un chips. Oddio, posso collegarmi ad Adam. Ma è mio figlio, quindi. Esatto, è lui. No, no, beh, aspetta, aspetta, aspetta. No. Allora, loop sync su Adam. Lo facciamo. No, ho premuto. No, 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 ho premuto. No, 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 no. Autosave 23:10. Che ore sono? 23:11. Questo. Oppure è bellissimo, bisogna dire, le atmosfere soprattutto molto curate, verissimo, molto studiato da questo punto di vista, verissimo, forse è proprio il senso del gioco di farti sentire disorientato. No, ma sono d'accordissimo. Sono molto d'accordissimo. E ok, perfetto. A posto. Ora la prossima volta psinchiamo nostro figlio, quello che sembrerebbe essere nostro figlio. E quindi io direi che vi saluto. Vi ringrazio tanto per la compagnia, specialmente perché insomma è un giorno infrasettimanale, ognuno di noi ha i propri cazzi e quindi so che apprezzo ancora di più. E vi auguro buon proseguimento di settimana, ci vediamo sabato per continuare a psincare allegramente nostro figlio, o quello che sembrerebbe essere nostro figlio. E niente, grazie ancora. Alla prossima. Ciao. Don't ignore the laughter. Ignore, nothing to worry about.